piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan. Siamo a Porto Sant'Elpidio, l'inaugurazione del Bike Point, in pratica non un negozio ma bensì un centro di riparazioni per quanto riguarda le bici di tutti i generi. Siamo con Luca Codoni, uno dei soci. A Porto Sant'Elpidio innanzitutto mancava questo tipo di negozio, questo tipo di riferimento per i ciclisti. È venuta questa idea a te, a Francesco Ciucani. Adesso siete pronti, da lunedì si parte. Esatto, da lunedì si parte con questa nuova avventura. Abbiamo fatto principalmente un'officina a 360 gradi, cerchiamo di curare la meccanica, un po' di assetti in bici per chi ha problemi di postura. Ci basiamo più che altro su questo settore per l'esperienza che ho maturato un po' nel tempo. E più che altro, ecco, cerchiamo di curare l'officina, un po' d'abbigliamento, scarpe, ma più che altro quello che ci è stato chiesto è di curare il settore delle riparazioni e degli accessori. Pronti anche a dare consigli a tutti i ciclisti che saranno qui presenti e che ve li chiederanno? Beh certo, la porta nostra da lunedì sarà aperta, quindi accettiamo tutte le amicizie, siamo amici di tutti, cerchiamo di lavorare bene e più che altro vogliamo scherzare e divertirci anche nel settore delle gare di quello che riguarda un po' l'ambiente sempre ciclistico della mountain bike e della strada. Sarà anche un punto di riferimento per commentare quello che succederà poi nel weekend quando si andrà a correre. Beh certo, quello è purtroppo, lo dico purtroppo perché un po' si perde tempo, però è anche un piacere perché il negozio di bici è anche un piccolo bar che dopo una certa ora si scherza, si ride, si parla del weekend che verrà per correre. Non solo riparazioni, ma venderete anche qualche bici o darete consigli anche sotto questo aspetto? Come vi siete preparati per quanto riguarda questa cosa? Beh, più che altro si fa la riparazione, il consiglio sull'abbigliamento, sulle posture, queste cose qua, però non è detto che non assembliamo qualche telaio. Noi abbiamo Protec, che io reputo un buonissimo marchio e che qualità-prezzo secondo me è superiore a molti, molti altri marchi, e per chi vuole assembliamo qualche telaio su misura e senza problemi. Ecco, per i nostri telespettatori, a Porto Sant'Elpidio dove vi possono trovare tutti coloro che avranno bisogno di voi? Siamo vicino all'ex bowling, che lo conoscono tutti, a Porto Sant'Elpidio. Di fianco all'ex bowling c'è la Subaru e proprio attaccata alla Subaru ci siamo noi. Un'idea vincente, nata in questo anno dove siete stati insieme a Francesco Ciucani con il Royal Bike Team, e da lì vi è venuta, tramite l'esperienza che avete maturato, questa bellissima idea. Sì, esatto, Francesco è stato lui a lanciare la palla del negozio, mi ha buttato via l'idea, sapeva che ero appassionato, sapeva come lavoravo, le mie precisioni e tutto quanto, mi ha preso, mi ha buttato via su due righe l'idea e ho accettato, pensandoci un po', ho accettato l'idea perché ci capiamo io e lui e è una cosa che secondo me può funzionare tra me e lui. Oggi la festa, da lunedì inizia l'impegno vero e proprio. Sì, oggi siamo qui all'inaugurazione, ci è venuta tanta gente a trovare, sono contento e da lunedì ci mettiamo sotto con le riparazioni e con la clientela per consigli vari e tutto via il resto. Mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un baraccarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali, quel naso triste. Antonio Carota, titolare della Protec, oggi siamo all'inaugurazione qui a Porto Sant'Elpidio di questa bella struttura, una novità, il Bike Point, che naturalmente avrà come marchio principale proprio la Protec. Ti sei voluto legare subito a questi ragazzi che hanno avuto questa bellissima idea? Sì, sono amici, ci conosciamo da parecchio ormai, loro collaborano con il nostro team marchigiano, il team Protec, che ormai sponsorizziamo da decenni, e quindi abbiamo trovato, diciamo,
giusto avere una collaborazione con Francesco. Protec, oramai un nome e una garanzia, siete da tanti anni nel mondo del ciclismo. Da circa 20 anni, due titoli mondiali col team di Andrea Marconi di San Severino Marche, quindi di sicuro è una garanzia. Garanzia è sicuramente un marchio che va per la maggiore, che siete riusciti nel corso degli anni a migliorare sempre, sempre, sempre. Beh sì, quello è il nostro, diciamo, obiettivo, crescere e migliorarci. Crescere e migliorarvi qui in questo negozio, più che altro mi diceva prima uno dei titolari, loro saranno pronti per riparare e dare consigli. Consigli significa proprio consigliare il vostro tipo di biciclette. Beh sì, quello spetta a loro, consigliare, diciamo, al cliente qual è la bici migliore, a noi tocca realizzarla poi. Avete tante idee, l'avete messa in pratica in questi 20 anni, qual è il prodotto che state lanciando in quest'ultimo periodo che va per la maggiore? Beh, diciamo, il prodotto principale è sempre la mountain bike, facciamo anche bici da strada, però diciamo che il grosso del lavoro lo si fa sul mountain bike. Possiamo dire ai nostri telespettatori dove trovare Protec, oltre che qui a Bike Point, dove possiamo trovarlo? Beh, diciamo che il punto di riferimento per le marche è Bike Point, oppure direttamente in azienda a Loreto Prutino. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai, dobbiamo andare a Cine, vai a Cine, vacci tu. Tatarazzaz, tatarazzaz, tatarazzaraz, tatarazzaz. Vai a Cine. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte si sono scontrose, o forse han voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sei. Mi piace restare qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare vai e vai, che io sto qui e aspetto Bartali scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano, tra i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento e abbaia la campagna. Quattro Four ha ideato e realizzato il supporto per smartphone, per tablet, per notebook. Non è mai stato così semplice, funzionale e piacevole interagire con il tuo smartphone. Chiama, scrivi, visualizza, gioca con un touch. Vai su www.4four.eu e sarà tuo. Scopri anche tutti gli altri prodotti firmati 4 Four. www.4four.eu, anche su Facebook e Twitter. Nuova carrozzeria Cerretani Sandro, via San Giuseppe, Sant'Elpidio a Mare. Cerretani Car, vendita auto nuove e usate multimarche. Zona Triangolo, Monte Urano. Per informazioni 0734 84 11 53 oppure info@cerretanicar.it. Vostra pubblicità o evento, Fratelli Conti a Grotta Azzolina. Mettere tutti in sicurezza e far sì che ogni manifestazione si svolga senza nessun problema e che tutto finisca in una grande festa è la nostra più grande soddisfazione. Per questo disponiamo di transenne certificate, CDS, palchi di tutte le dimensioni e amplificazioni varie. Le nostre strutture sono noleggiabili per l'allestimento di manifestazioni sportive, controlli flusso di pubblico come concerti, feste, sagre
inaugurazioni, gare sportive. Fratelli Conti è la risposta a Grotta Azzolina in via Stazione 104. Recapiti telefonici 0734 63 28 53 oppure 340 64 09 773 o ancora 340 64 09 774. Fratelli Conti, per noleggio camion a vela, paline stradali, transenne, palchi, amplificazioni, affissioni, volantinaggio, la risposta giusta è Fratelli Conti, a Grotta Azzolina in via Stazione 104, www.contipubblicità.com, info@contipubblicita.com. Fratelli Conti, la risposta importante per tutte le occasioni.